Covid, non calano i contagi, Dema attacca De Luca nell'ultimo bollettino, 2.224 positivi, la curva sfiora l'11%, alto anche il numero di morti, 40, tornano le file, il caos alla mostra d'Oltremare, l'ASL si difende, intanto il sindaco accusa sui vaccini, il governatore inganna le persone. Omaggio social al boss, scoppia il caso a Napoli, Emanuele Sibillo omaggiato sul web dopo gli altarini, ora è polemica per i profili TikTok dedicati al baby boss di Forcella. Il consigliere regionale Borrelli accusa i social come gli altarini vanno chiusi. Fortuna uccisa a Napoli, il marito torna in cella, il riesame ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per Vincenzo Lopresto, condannato a 10 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale della moglie. La sua scarcerazione aveva suscitato rabbia e proteste. Covid, 4 morti in Irpinia, casi in aumento a Serino, 3 decessi al Moscati e 1 al Frangipane di Ariano. L'ASL segnala oggi 119 nuovi positivi, allarme a Serino per il nuovo cluster con 20 casi. Intanto il drive-thru della caserma Berardi si sposterà in provincia. Covid Sannio, si abbassa l'età delle nuove vittime, a Benevento altri 2 decessi nei reparti dell'ospedale San Pio, si tratta di un 53enne e di un 59enne. Aumentano i ricoveri e anche i contagi che hanno determinato la chiusura delle scuole. Salerno, Napoli rilancia, ora screening nelle scuole, aprono 2 nuovi punti vaccinali al centro sociale di Pastena e nella struttura polifunzionale di Matierno, al Taglio del Nastro, il sindaco che ha annunciato nuovi monitoraggi nelle scuole. E questi erano i nostri titoli, buonasera, bentrovati con l'informazione regionale del canale 696 e cominciamo con la situazione Covid in Campania, non calano i contagi, il tasso di incidenza sfiora l'11% ed è alto anche il numero di vittime, 40 nelle ultime 24 ore, tornano anche le file e il caos alla mostra ad Oltremare e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, attacca De Luca sui vaccini, inganna i cittadini. Vediamo. La Campania punta a chiudere la campagna di immunizzazione degli over 80 entro una decina di giorni, ma intanto tornano le file alla mostra d'Oltremare, attese anche di oltre 2 ore per l'iniezione, ritardi sia di mattina che di pomeriggio. L'ASL Napoli 1 ha puntato il dito contro i pazienti che non rispettano l'orario di convocazione per la vaccinazione. E proprio sulla campagna vaccinale il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è tornato ad attaccare duramente Vincenzo De Luca. Dire che lui può vaccinare persone che sa perfettamente che non può vaccinare, sta illudendo persone che sono stremate. Se De Luca ostacola il piano nazionale mettendo a rischio la vita di persone umane e la situazione economica, sociale e lavorativa della nostra città, lo Stato deve intervenire, ha gli strumenti. Se un Presidente della Regione si mette di mezzo, si toglie l'ostacolo. Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli. E resta alta la curva dei contagi che sfiora l'11%, 2.224 i nuovi positivi. Nel bollettino dell'unità di crisi si contano inoltre ben 40 nuovi decessi, mentre all'ospedale Cotugno ha aperto la cosiddetta stanza degli abbracci per consentire ai pazienti di incontrare in sicurezza i familiari. Le isole intanto ribadiscono l'auspicio di vaccinare tutti i residenti per far ripartire l'economia turistica, come ha sottolineato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, nel corso della rubrica Punto di vista del direttore di 8 Channel 696, Pierluigi Melillo. Gli altri sono partiti prima e stanno acquisendo un vantaggio sul mercato turistico. Spero che finalmente il commissario nazionale si voglia determinare, perché le isole sono un valore aggiunto per l'economia turistica nazionale. E la Regione Campania va verso il passaggio di colore dal rosso all'arancione. Ai microfoni di 8 Channel la preoccupazione dei cittadini che chiedono maggiori controlli per evitare il dilagare del Covid. Vediamo. Il possibile passaggio della Campania da zona rossa a zona arancione preoccupa i cittadini che chiedono maggiori controlli per fermare il crescere dei contagi da Covid-19 e si dicono pronti ad altri sacrifici per fermare il dilagare del virus. Se stiamo in zona rossa e portarla arancione, basta la pandemia che ci sta qua. Qua siamo proprio rovinati, non è il caso. Meglio fare un sacrificio oggi e recuperare domani. E c'è poca differenza, la gente continua a fare quello che faceva prima e non distingue più la zona rossa dalla zona arancione. I contagi ci sono, i morti ci sono e poi
i controlli non ci sono, non si può passare dalla zona rossa alla zona arancione quando ci sono casi in aumento di contagi e di morti. Nonostante le preoccupazioni, in tanti però auspicano riaperture al più presto per far ripartire la regione da un punto di vista economico. In zona rossa non siamo stati mai. Mi dispiace per i negozi di abbigliamento, scarpe, rivicerie e resto appresso che stanno chiusi, mi dispiace per loro, però potevano stare aperti comunque. È un amico mio che ha un bar in piazza qua, che paga le tasse, non deve far entrare una persona nemmeno per far andare al bagno, e poi abbiamo 2.000 persone a un posto tutte accumulate per fare una manifestazione. Ma dove viviamo noi? La gente che ha bisogno, bisogna aiutarla, in modo che si può avere la prudenza di vivere un po' più segregati. E l'agonia di Spaccanapoli, del centro storico, con il tracollo fino all'80% del fatturato delle attività ricettive. Bed and breakfast vuoti in tutta la città, da 14 mesi stanze vuote e incassi zero. Vediamo. La Campania spera nella zona arancione dopo quasi due mesi di zona rossa. Napoli è deserta e le attività sono in affanno, con i B&B vuoti in tutta la città. Gli imprenditori lamentano l'assenza di ristori e di incentivi per andare avanti, con un tracollo del fatturato anche del 98%. Ma arriva il soggiorno sospeso, che grazie all'anticipo di pagamento per soggiorni da poter fare nei prossimi due anni da tutto il mondo, ha fornito sostegno ad alcune attività che hanno potuto rimettersi in piedi. E da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Cina, dall'America, dalla Svizzera, ci hanno dato una grandissima mano. E in poco più di sei giorni siamo riusciti ad avere 12.000 euro di acconti per i soggiorni che faranno futuristicamente nei prossimi due anni. Ci ha salvato l'attività e ci ha fatto ritornare a sorridere. Abbiamo già fatto partire i primi bonifici al proprietario dei fitti arretrati, il condominio arretrato e le bollette che si sono accumulate in questi mesi. Ma in affanno ci sono anche pizzerie e ristoranti. Il delivery costa molto e sono tanti gli imprenditori che parlano di incassi crollati fino all'80%. Praticamente da zona arancione a zona rossa c'è quasi il 60% in meno di delivery. Le persone ti chiamano quando vengono a mangiare a tavola, non quando la devi portare a casa. È chiaro che si perde tutto. I ristori sono proprio una miseria. Costa avere questi delivery, quindi hanno delle trattenute, i prezzi sono maggiorati e comunque sono ulteriori costi che non compensano poi, diciamo, le entrate. E cambiamo argomento. Emanuele Sibillo, omaggiato sui social dopo gli altarini, esplode il caso dei profili TikTok dedicati al baby boss di Forcella. E Borrelli attacca, sintomo di una cultura criminale tollerata e incoraggiata dalle istituzioni. Vediamo. Dopo il caso degli altarini a Napoli si continua a omaggiare Emanuele Sibillo, molti profili TikTok dedicati al baby boss di Forcella. Uno di questi, il cui account riportante la descrizione pagina per ricordare Emanuele Sibillo, evitate di giudicare senza conoscere, presenta attualmente tre video dediche caricate e commentate da diversi utenti che celebrano colui che aveva cambiato il sistema camorristico napoletano, dando il via libera all'esplosione delle baby gang e delle paranze dei bambini. Ci troviamo di fronte a una cultura della camorra e della delinquenza i cui sostenitori dimostrano la propria mentalità distorta, dichiara il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. TikTok dal punto di vista social è una fogna, perché non ha nessuna forma di controllo e perché non fa nessun tipo di griglia. Non certo che non vanno condannati i social to cure, ma è evidente che alcuni social si sono prestati praticamente per avere più utenza a pubblicare la qualunque. Il consigliere ricorda anche il caso degli altarini. C'è una proposta di legge depositata alcune settimane fa che porta la mia prima firma per sostenere la street art legale, è quella che ovviamente crea lustro e anche turismo e difesa del territorio nelle nostre città, e invece un capitolo ad hoc per l'eliminazione di altarini, murale e tutto ciò che esalta la delinquenza, la criminalità e l'illegalità. 100 studenti a lezione di legalità e cyberbullismo con il PM Catello Maresca, il magistrato anticamorra, papabile candidato a sindaco di Napoli per il centrodestra, ha incontrato gli alunni della terza media di un istituto di Ponticelli.
In tempi di pre-pandemia lo avrebbero incontrato in una palestra o in un'aula magna, ma nonostante la DAD ci sono scuole che non rinunciano a creare eventi in grado di sensibilizzare gli studenti su certi temi, in particolare su legalità e cyberbullismo. Così la scuola Marino Santa Rosa di Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli, tristemente noto per le stese e il disagio sociale, ha organizzato un incontro in streaming con l'ex PM anticamorra Catello Maresca, oggi sostituto procuratore alla Corte d'Appello, nonché papabile candidato a sindaco di Napoli. L'incontro è stato organizzato dall'Istituto nell'ambito del progetto Scuola Viva, sostenuto dalla Regione Campania. A PM Maresca sono state rivolte tante domande su come difendersi dalla violenza della rete e soprattutto quali sono le conseguenze degli atti commessi. Un ragazzo vittima di bullismo, come potrebbe reagire? Se tipo io ho un amico che si comporta da bullo, noi come possiamo fargli cambiare idea, cioè come lo possiamo aiutare? La regola principale è avere fiducia e rivolgersi all'autorità, e sono tutti o morti o in galera. Quindi diciamo la proiezione della criminalità organizzata è questa, cioè o muori o vai in galera. Quindi se te ne accorgi troppo tardi, purtroppo sei destinato a fare questa fine. Intanto si attende l'annuncio della candidatura ufficiale per Napoli del magistrato, che è sostenuto dai partiti del centrodestra. Non appena scioglierà la riserva, l'ex PM dovrà lasciare la toga per dedicarsi esclusivamente alla politica. Paura a Capriglia e Irpina per la scomparsa di una signora anziana che si era allontanata da casa senza alcun motivo. I familiari preoccupati hanno lanciato l'allarme e sono partite le immediate ricerche. I vigili del fuoco, dopo poche ore, hanno ritrovato la donna di 81 anni presso la casa di un parente, sana e salva. Veniamo all'omicidio di Fortuna Bellisario. Ritornerà in carcere il marito che stava ai domiciliari. Il riesame ha accolto l'appello della procura. Vediamo. L'ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per Vincenzo Lopresto, 43 anni, condannato a 10 anni di reclusione con rito abbreviato per l'omicidio della moglie Fortuna Bellisario, avvenuto a Napoli nel 2019. I giudici hanno anche disposto che il provvedimento resti sospeso fino a quando il pronunciamento non sarà diventato definitivo. Il riesame ha dunque accolto l'istanza di appello presentata lo scorso 15 marzo dalla Procura di Napoli e ha chiesto il riconoscimento nei confronti di Lopresto del reato di omicidio doloso e non di omicidio preterintenzionale e di conseguenza anche una pena maggiormente afflittiva. Confido nella Suprema Corte di Cassazione, il tempio del diritto, dove non possono trovare ragione le interferenze mediatiche, ha detto l'avvocato Sergio Simpatico, legale di Lopresto, che annuncia il ricorso in Cassazione. Il processo di primo grado prese il via ipotizzando nei confronti dell'imputato il reato di omicidio doloso. Successivamente venne chiesta l'attenuazione, per il quale il GUP emise una condanna a 10 anni. E lo scorso febbraio il 43enne, che per problemi di deambulazione è costretto a stare su una sedia a rotelle, è stato scarcerato e messo ai domiciliari nell'abitazione della mamma. Una decisione che ha suscitato forte disapprovazione nell'opinione pubblica. Ricordiamo la battaglia delle donne dell'associazione Le Forti Guerriere di Rione Sanità, che hanno lottato affinché Lopresto venisse carcerato. Due interventi a distanza di pochi minuti. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti via Modestino Guaschino a Rione Valle ad Avellino, dove due auto di proprietà di due donne sono andate distrutte. Le fiamme sono state spente dai caschi rossi che hanno cercato di limitare i danni alle altre auto. Il secondo intervento si è sviluppato in via 4 Novembre ad Aiello del Sabato intorno alle 23.30 e ha riguardato una sola autovettura in sosta. Anche in questo caso le fiamme hanno avvolto l'auto, sono state spente e messe in sicurezza l'area. Danni alla facciata di un edificio. Quattro vittime del Covid in Irpinia nel giorno in cui si contano 119 nuovi positivi, 20 soltanto a Serino. Vediamo. Sono quattro le vittime Covid di oggi in Irpinia. Ai due 78enni e al 63enne spirati al Moscati si è aggiunto un 64enne di Napoli che si è arreso al virus al frangipane. I contagi sono pressoché stabili, altri 119 casi e Serino ne conta oggi 20. I vigili del fuoco a mano calzate hanno soccorso un obeso positivo e allettato, affidandolo al personale medico per trasportarlo al Moscati. In queste ore si accelera sulle vaccinazioni, l'obiettivo è arrivare a 4.000 al giorno. Al Campoconi giornata più tranquilla rispetto a ieri, quando ancora una volta si sono registrati ritardi ed è dovuta intervenire la polizia per sedare gli animi. Molto più tranquilla e serena. Meglio di ieri, c'è il sole oggi.
Almeno si aspetta con il sole. Ieri faceva freddo, non si poteva nemmeno stare qua. Devo dire che abbiamo fatto presto. E l'ASL annuncia importanti novità sul prosieguo della campagna vaccinale nei prossimi giorni. La settimana prossima, nella zona di Valle Ufita, nel comune di Sturno, saranno convocati altri non deambulanti, ripeto, che possono essere accompagnati, e siamo intorno più o meno a 500 cittadini, per poi spostarci su Lioni, che è un'altra area che sarà dedicata appunto sempre per non deambulanti, e infine nel Mandamento. Intanto la regione raccoglie l'appello della Caritas per vaccinare quanto prima gli invisibili, i senza fissa dimora. Per adesso stiamo valutando in che modo, cioè o verrà la squadra presso i dormitori a fare il vaccino, o ci sarà detto in quale punto di vaccinazione portare queste persone, oppure indicare a loro dove andare per farli vaccinare. E anche nel Sannio aumentano i ricoveri e anche i contagi, e le vittime sono due oggi e sono sempre più giovani. Vediamo. Un 53enne di Benevento e un 59enne sottufficiale della stazione Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti hanno perso la vita oggi nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si abbassa così purtroppo l'età delle persone che non ce la fanno a superare l'infezione virale. A preoccupare in provincia di Benevento sono anche i contagi, circa 100 al giorno di media nelle ultime settimane, che purtroppo hanno interessato anche alcune scuole della città. Con le somministrazioni di oggi nel Sannio sono state raggiunte quasi 83.000 vaccinazioni totali. Da domani task force dell'ASL sannita per completare tutte le somministrazioni alle categorie fragili a domicilio e ai restanti over 80. Tutto come sempre però legato all'arrivo dei vaccini. Sono arrivati pure Pfizer con 24 ore di ritardo, sono arrivati anche diversi vaccini. Noi abbiamo comunque, adesso continuiamo sia con l'Astra, che purtroppo sta finendo, perché da noi riusciamo ancora a fare gli ultra sessantenni, le persone vengono ormai, si fidano dei nostri consigli, di quello che ha detto il Ministero, quindi continua la vaccinazione. Già sono state consegnate 6.000 dosi ai nostri centri vaccinali sugli 8.000 previsti, che verranno chiusi entro massimo domenica, quindi il nostro ritmo è incessante, quindi finiremo anche le categorie dei fragili e dei disabili. E a Salerno aprono altri due nuovi punti vaccinali, al centro sociale di Pastena e nella struttura polifunzionale di Matierno. Al taglio del nastro il sindaco Napoli, che fa il punto della situazione in città. Vediamo. La città di Salerno ha aperto i battenti ai nuovi centri vaccinali dislocati nel centro sociale di Pastena e alla struttura polifunzionale di Matierno, che si aggiungono al teatro Augusteo. Taglio del nastro con il sindaco Enzo Napoli e i vertici dell'azienda sanitaria. Un'occasione per il primo cittadino per fare il punto sulla situazione dei contagi in città, dove si viaggia ad una media di 20 nuovi casi al giorno e un tasso di positività intorno al 5%. Con i nuovi poli vaccinali si punta a immunizzare quanto più velocemente possibile i salernitani. Si aprono altre due postazioni rilevanti nella nostra città. Il Comune di Salerno le ha allestite rapidamente, con l'aiuto dell'ASL potremo dare una spinta importante alla campagna vaccinale. Intanto la fascia tricolore ha annunciato, con il possibile ritorno in aula per tutti gli studenti se la Campania passasse in zona arancione, nuovi screening negli istituti in collaborazione con la Fondazione Ebris. Mi auguro che riprendano, avute le dovute autorizzazioni, di nuovo con questa campagna di screening, che credo sia stata utile e sarà utile per la popolazione scolastica. Mentre a Scafati si è dimesso il dirigente del pronto soccorso del Covid Hospital Rino Paciulo. Lo aveva preannunciato, la situazione del pronto soccorso non interessa più a nessuno, si è limitato a dire il medico, che dopo molteplici allarmi sulla carenza di posti letto e personale ha detto di non aver avuto mai alcuna risposta. Al via i lavori per il recupero del castello di Gesualdo in Irpinia. Questa mattina la consegna del cantiere all'impresa per un primo investimento di 2 milioni e mezzo di euro. Vediamo.
Riportare all'antico splendore il castello che fu caro al principe dei musici Carlo Gesualdo è l'obiettivo dell'amministrazione provinciale di Avellino, che ha formalizzato la consegna del cantiere all'impresa, la Mastio Restauri di Telese Terme, che si è aggiudicata l'appalto. L'importo dei lavori è di poco superiore ai 2 milioni e mezzo di euro. Stamattina la posa della prima pietra con il presidente della provincia Domenico Biancardi e il sindaco Edgardo Pesiri. La mia speranza, la mia certezza è quella che il castello di Gesualdo sia la perla dell'Irpinia da un punto di vista culturale, turistico, sociale, perché abbiamo tanto bisogno di turismo, ma soprattutto di socialità, per svelare le nostre tradizioni, la nostra storia, che è fatta di sacrifici ma di uomini geniali, e questo è molto importante. Io penso che Gesualdo sarà il centro culturale, non di Gesualdo ma dell'Irpinia tutta, trasportata diciamo a livello nazionale e internazionale. Ho già dato l'attenzione al Consiglio Provinciale di continuare e di lasciare nel prossimo bilancio già una traccia per un investimento triennale per il prosieguo, cioè i lavori noi li dobbiamo completare. Noi lo vogliamo aprire il castello, lo vogliamo far rivivere il castello di Gesualdo, perché l'Irpinia lo deve rivivere, e quindi noi abbiamo questa responsabilità. Speriamo insomma di continuare in questo modo, di raggiungere anche velocemente la fine di questi lavori e di poterlo utilizzare. Il settore immobiliare a Benevento, siglata l'intesa tra Confindustria e la Federazione degli Agenti Immobiliari. Vediamo. Dal settore immobiliare al mondo delle imprese, anche nel Sannio, è stato siglato l'accordo tra Confindustria e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari. Nella sede degli industriali sanniti, in Piazza Colonna, la firma dell'accordo territoriale con il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, il presidente del Collegio Campania della FIAP, Salvatore Mirabile, e il presidente provinciale, Rinaldo Catalano. È un accordo fatto a carattere nazionale tra la nostra federazione, FIAP, Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali, e Confindustria. E a è stato fatto sui territori, e tra cui il nostro territorio di Benevento è tra i primi in Italia che ha rifirmato questo accordo. Che cosa prevede l'accordo? In primis una forte collaborazione tra le due associazioni. Si rinnova dunque l'intesa tra le due realtà associative, che ha visto negli anni anche l'attivazione dell'osservatorio immobiliare, uno strumento di analisi sia per il territorio che per le diverse categorie economiche presenti. Rinnoviamo anche per quest'anno l'osservatorio immobiliare già fatto precedentemente insieme a Confindustria. Confindustria infatti ha costituito al proprio interno una sezione dedicata alle imprese immobiliari, 15 le agenzie della Federazione Provinciale Agenti Immobiliari che entreranno a far parte della sezione immobiliare di Confindustria Benevento e che attraverso il Collegio Provinciale potranno accedere ai servizi dell'associazione. Una forte collaborazione per il rilancio del settore immobiliare. Le elezioni a Salerno, proseguono le manovre dei partiti verso il voto. I deputati 5 Stelle, Tofalo, Cioffi e Provenza scendono in campo in prima persona e puntano ad una squadra alternativa alla gestione dellucchiana. Vediamo. Se non ci saranno ulteriori cambiamenti, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale saranno indette nella prima decade di ottobre. Manca ancora qualche mese, ma a Salerno i partiti e le liste sono già pienamente operative. La novità delle ultime ore è l'impegno in prima persona dei deputati del Movimento 5 Stelle per la prossima competizione elettorale. Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo terranno una serie di incontri con alcune realtà civiche per gettare le basi di un progetto politico-programmatico per la città, superando l'obsoleta e antica narrativa politica locale, spiegano i tre parlamentari in una nota congiunta. Grandi manovre anche nelle altre compagini. Dopo l'endorsement dei componenti del gruppo consiliare Oltre, si attende solo l'ufficialità del centrodestra a sostegno della candidatura dell'avvocato Michele Tedesco. L'avvocato Tedesco credo che abbia inteso, voglio dire, quelle che sono le nostre idee, per mettersi in discussione significa che ha preso realmente in considerazione i nostri progetti, e soprattutto, voglio dire, credo che lo farà per il bene della comunità salernitana in primis. Ma il confronto è solo all'inizio e i promotori del cartello civico sperano di poter raccogliere un'adesione ancora più ampia. Crediamo che sia una soluzione ottima per la città e dobbiamo soltanto capire se il centrodestra realmente vuole venire su questa linea. Naturalmente è da considerare il fatto che noi partiamo da un discorso totalmente civico, non abbiamo mai chiuso le porte a nessun partito.
Torniamo nel Sannio, crisi del commercio. Il sindaco di Puglianello, Francesco Rubano, presenta il documento degli esercenti della Valle Telesina al Consiglio regionale e all'ANCI. Vediamo. Dal Sannio a Napoli per presentare a Regione d'Anci il documento dei commercianti della Valle Telesina. L'iniziativa del sindaco di Puglianello, Francesco Rubano, che dopo essere stato a Roma si è recato presso la sede del Consiglio regionale della Campania e presso la sede campana dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'obiettivo è sottoporre all'attenzione del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Santa Lucia, Anna Rita Patriarca, e del presidente dell'ANCI, Carlo Marino, le richieste degli esercenti del territorio. I commercianti chiedono sostanzialmente una riapertura sicura ed intelligente. Ed è stata mia premura sostenerli presso le sedi competenti, presso il Consiglio regionale della Campania, presso la sede regionale dell'ANCI. La speranza dunque è che gli esercenti possano presto riprendere appieno con le proprie attività anche sulla base dei dati epidemiologici. Laddove ci sono situazioni di contagio diverse, bisogna dare una direttiva diversa, un segnale di ripresa diverso. Quindi rispetto a questo i commercianti della Valle Telesina hanno manifestato idee, proposte serie e intelligenti e noi ne abbiamo preso atto. Dal sindaco del comune telesino l'appello inoltre a ulteriori misure di rilancio per i settori più colpiti dalla crisi. Innanzitutto dobbiamo prestare attenzione anche a quelle che è la sospensione della Tari, quindi il governo deve determinare risorse miranti anche a questa problematica importante. Il recovery plan è un procedimento a medio-lungo termine, tutte le categorie del mondo del lavoro hanno bisogno di misure istantanee e celeri. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. In regia Michele Urciolo, grazie per averci seguito. Una buona serata, arrivederci.